Grande successo di numeri, numero impressionante di ragazzi che espongono i propri progetti, un numero impressionante di persone interessate a questi progetti che visitano Agora Designer. Sì, quello che si voleva fare, questo incontro fra il mondo del progetto e il mondo del designer, sicuramente è riuscito perché le imprese hanno risposto bene, il mondo della produzione c'è molto interesse, è interessato, e quindi questo connubio penso che darà buoni frutti. Significato che un territorio come Salento, un centro come Martano, chiama la creatività dei giovani designer che vivono in Italia, in tutta Italia, a ragionare sulla nuova generazione di utensili e di oggetti d'arredo domestico, ma anche a ragionare su una nuova generazione di arredi per lo spazio pubblico esterno, tema molto importante e molto difficile, perché oggi noi dobbiamo guardare con grande attenzione a come nelle piazze italiane, che sono una delle nostre risorse, i nostri centri storici, l'imprevedibilità della vita può essere accompagnata da elementi di arredo, di schermatura dal sole d'estate, di protezione dalla pioggia, che devono però avere un po' un carattere anch'essi di flessibilità e di temporaneità, come sono i comportamenti che abitano queste piazze. Quindi mi è piaciuto molto far parte di questa giuria, e la scelta è stata difficile, però ho visto moltissima passione e anche una buona dose di creatività e di innovazione.